È peggio degli spettacoli. Beh, sono emozionata. Siamo qui, seriously, sei in onda per voi. Tua. Benvenuti! Benvenuti nel nostro primo video su YouTube. Oggi vi faremo vedere come ci trucchiamo, però in realtà io truccherò lei e lei truccherà me. E quindi ne vedrete delle belle, perché sicuramente ci litigheremo, questo è ovvio. Non spoilerare il contenuto del video subito. Comunque la cosa bella di noi due è che siamo sorelle, ci somigliamo tanto e tutti ce lo dite durante le nostre performance. Però io sono più bella. No. Però siamo molto diverse, meglio che non parliamo. Sempre che abbiamo deciso di iniziare così proprio per scioccarvi. E quindi cominciamo, dai. Cominciamo, però voglio fare questa premessa. Sempre d'accordo noi, cioè che noi siamo, è vero, ci somigliamo, siamo molto simili, però siamo molto diverse. Quindi in questo video lo vedrete, perché sia per l'approccio che abbiamo al modo di truccare, sia perché comunque abbiamo dei gusti molto diversi. Quindi sarà una sfida, perché io truccherò lei con i miei trucchi e lei truccherà me con i suoi trucchi. Quindi possiamo cominciare. Inizio io. Allora, Francesca indossa un bellissimo dolce vita color grigio topo. E allora ci vuole un trucco. Che trucco ci vuole? Boh, ti faccio quello che faccio io di solito. Sì. Va bene, dai. Cioè a muzzo. A sentimento. No, a muzzo, a sentimento. Allora, quindi questa qui è la palette di Clio che useremo. No, devi usare la tua, questa è mia. Devo usare la mia. Ma no, no problem, anch'io delle palette di Clio. Uno e due. E mentre lei recupera i trucchi che sono caduti, vi faccio un po' vedere che colori abbiamo. Abbiamo mi pare come l'influencer sì, vera, sì. Le blogger vere. Abbiamo questo color canker corre. Non sei te. Color canker corre piano. Non sei colore cane sbalanzato. Non sei a fuoco. È colore cane il sabato sera. C'è fuoco? Ah, ok, perfetto. Hai la faccia a forma di palette. Ok, quindi questi sono i colori di cui disponiamo. Abbiamo anche questa palette, sempre ciccio a forma di palette. Ok. Bene, non saprei onestamente. Abbi pietà di me, solo questo. Il problema è che ho tutti i colori sul marrone. Tu sei vestita di grigio, il grigio non mi ispira molto. Non posso usare la tua palette. Ti prego. Questa è la TV realtà, quello che succede realmente è questo. Ok, questa è la mia. Allora, quindi stavo dicendo, siamo questa palette di Clio, tutta sporca, che è piena di colori. Cicci faccia di palette. È un insulto. Ok. Io inizierei con un bellissimo shampoo. Allora, devo prendere una cosa, io sono molto veloce col trucco, perché mi devo spicciare, posso perdere tempo a prestare le sfumature, le cose. E vi faccio vedere che il trucco che farò a lei verrà molto più bello di quello che lei farà a me. Ora vedete. Allora, iniziamo. Ma sei un mostro! No, perché non dire che uno perde tanto tempo? Alla fine dico, butti quattro colori. Con le dita, sì. Ma che figura certo, facciamo? Però ora con le dita. Per ora, poi che succede? Poi vedremo. A sentimento, ragazzi, tranquilli. Allora, quindi champagnino lo mettiamo su tutta la palpebra. Allora, c'ho questo dito sporco che metterò sul somaglio. No, vabbè, dai, usiamo la salvezza. Facciamo le trezze per bene. Adesso prendiamo la mia trousse, questa l'ho presa con un regalo di laurea. Evitiamo di dire come. Ho cambiato il regalo di laurea. L'avete fatto anche voi, ne sono sicuro. Commentate, se l'avete fatto tutto. E quindi è bellissima questa trousse. E vado dentro, poi dovreste vederla come dentro è bella. Dentro super bella. Praticamente era rosa chiaro, adesso è di un colore indefinito. E prendiamo questo pennello, che è un pennello... Ecco, niente. MAC, ci faccio da pennello. Un pennello MAC. Devi dire il numero, quello è bravo, così. 217S.
Come sei esiste? Non sarà un caso. Un colore a muzzo, sentimento, ragazzi, il sentimento. A muzzo, cioè proprio è la parola del video. Il sentimento è importante, giusto. Bisogna metterci allora, passione. Tu sei vestita di grigio, sei comunque. Mi sembri inverno come stagione. Ah, parliamo pure di ergonomia. Sì, certo, subito qui, certo. Introduciamo pure questo argomento. Allora, io direi di continuare con il nero. Con Gotham. Perché scusate, ragazzi, che altro colore ci sta? Sul marrone, io un'idea ce l'avrei veramente. Su vediamo che idea avresti. No, vabbè, però non è che ti posso aiutare. Devi fare no, io userei Gotham, onestamente. Certo, l'occhio nero mi sì, vuole fare. Ma dai, facciamo gli occhi neri, se ne frega. Poco. Ma non ho capito, chi decide? Io sto truccando. Mi tutta la faccia. Andiamo nella piega dell'occhio. Vuoi dire che ho un po' gli occhi pieni di sonno, quindi se il trucco non riesce non è colpa mia, ragazzi. Vai, spiaccicami il nero con tutta la faccia. No, infatti poi si deve obbligatoriamente pulire perché c'è un bellissimo fallout. Sì, sì, dice. Questo è il meglio delle inquadrature che possiamo offrire, comunque non si vede niente. Ma è meglio se non si vede niente. Dove li spegniamo con la videocamera allora? E poi ci stiamo truccando per andare. Chiudi gli occhi! Oh, scusa, volevo dire una cosa interessante. Ok, aspetta, chiudi. Ma si vedrà niente, boh. Sfumiamo un altro po'. Giusto, diciamo, per perderci un minimo di tempo, perché se non pare male. Secondo me non serve così. Dico, veloce. Pare male che magari una ci mette troppo poco. Ok, a questo punto mettiamo l'eyeliner. No, puliscimi prima. Adesso veramente, mettete stop, incrociate tutte le dita e poi col naso premete play. Perché? Perché dovete incrociare le dita, perché secondo me con questo eyeliner chissà che cosa combina. Epic Ink Liner. Un chiappo si dice. Ale 01 Black. Ale. Oh. Waterproof. Siete pronti? Ok. Allora ragazzi, premetto che non sono brava a metterlo neanche su me stessa, quindi... Non so immaginare, io non ci vuoi. Niente, non mai niente non. Così ad occhio e croce dove me lo sento non mi sembra il posto giusto dove lo stai mettendo. Occhio e croce. Apri l'occhio. Allora, devo dire che siccome ti sei mossa. Io sono immobile! mi sono voluto un po' grosso, pazienza. Dico, faremo grosso anche l'altro lato. Pazienza. Si agitano così e viene tutto il divano a puntini. Da questo lato possono venire peggio. Che lo sento che stai facendo un disegno che non c'entra niente col mio occhio. No, smettila! Chiudi gli occhi. Vabbè. Io non vedo niente a questa distanza. Meglio, molto meglio. Allora, devo dire che è l'ottimo nemico del buono. Questa è una delle mie perle che faremo spuntare qua. E quindi meglio non insistere perché può solo venire peggio. Ok, benissimo. A questo punto continuiamo con una bellissima matita. Prendo mi devi cavare l'occhio. Finalmente ho l'opportunità di vendicarmi. Ma questa idea che avevo avuta di fare questo video. Ok, prendiamo questa matita che è la mia matita rigorosamente MAC. E questa è High Call Crayon Call Feline. Ma si capisce niente, che è il numero. Numero non ne ha. Ah sì, 320. Così vabbè. No, non ci proviamo. Non
senza la mazza. Ma tu tanto miei due occhi, io ti dico, te ne cavo uno sei l'altro, no? Dai. Sei tranquilli. Benissimo, continuiamo. E nel frattempo io faccio tutte le facce tipo serie per far vedere il trucco. Sarò tutta piena di briciole, sì, di nero. Ma questo alla fine si toglie perché continui tu a farlo cadere. Allora, ma che farlo cadere? No, toglimelo intanto prima di mettere il mascara. Ah, ok. Comunque tanto lo tolgo, quasi. Ho preso questa apposta, la mia cipria. Ah, la sua cipria. Fallo vedere, questo è un ottimo prodotto, questo vero lo consiglio a tutti perché è bellissimo. Shiseido 30 Natural Ivory, questo è il tuo colore? Sì. Ok, io sono più chiara e quindi ho un colore un po' più chiaro. Un 20 mi sembra. Ma togliamo tutto questo colore. Ma poi alla fine lo facciamo vedere da vicino il trucco? Sì. Sì? Sì. Sicura? Sicura. Quindi non sarà venuto così male come vuoi fare credere. Faccia di bronzo. Vediamo. Ah, vabbè. Quindi. Adesso io non so quale scegliere. Se Bang oppure Roller Lash. Entrambi di Benefit. Ma penso che sarò Bang, che è ultra nero, quindi è proprio un trucco dark da mattina, insomma. Cosa vuoi? Tu sei vestita di grigio. Ma che vuol dire? Ci sono trucchi alternative con il grigio che ci stanno bene. Per esempio quali? Per esempio su colori neutri io l'avrei fatto. Col marrone. Col marrone, io non ho gli occhi marroni. Allora, se siete team marrone, scrivetelo. Se siete team grigio e nero, scrivetelo. Se siete wind, scrivetelo pure. C'entra! Va bene. Va bene. Mi sporchi così. Ma sporcarsi fa parte anche del mio trucco. Cioè io quando mi trucco rischio di sporcarmi. Lo so. Lo accetto. È meglio lo sporco. Certo. Lo c'è. Anch'io ti accetterei. No, di sotto non me ne mettere perché mi sento. Intanto l'ho messo, ti vorrei informare. No. Perché ho le ciglia lunghe pure di sotto? Oh, già, mi spaccio le ciglia lunghe pure di sotto. Dai. Comunque questa mascara non mi sta piacendo. È bellissimo, dove lo metto io è stupendo. Anche quando lo metto io pure è stupendo. Non so perché sono in te. No, no. A parte che ti sei sporcata. Cioè. Io mi sono sporcata. E adesso che cosa ridi? Devo dire che si poteva mettere meglio questo mascara. Ma poi in generale secondo me poteva essere fatto meglio tutto. Perché mi è toccato qua? Sono sporca qui. No. Fatti vedere. Fatti vedere. Vabbè, continuiamo. Questo mascara lei non se l'è fatto mettere bene. E quindi ci testimoni voi, sono stata super ferma. Avanti. Ok, continuiamo con una spolvera. Ah, ma devo usare i miei trucchi, vi ho detto. Sì, sì, proprio i tuoi trucchi, non sono i miei, ho fatto. Allora, questo si fa molto così, sempre a sentimento, no? Se siete sentimento. Anche voi del team a sentimento, scrivetelo. Non te l'hai detto? No. Ma quanti team stai citando in questo video? Amuto. E quindi prendi un sacco di questo fard. Fard non lo dicono dal 1980. Blush si dice. C'è pure scritto dietro, blush. Blush duo, perché noi siamo un duo vocale, quindi giustamente abbiamo preso questo fard. Questa si fa molto con leggiadria. Vediamo la leggiadria. Non colora proprio. Ma su di te colora? Sì, su di te non colora. Forse sono dello stesso colore del fatto.
blush. Che sei tu? Un pochino sul nasino e un po' sulle tempie, questo lo faccio, mi faccio pure sul resto. Ciccia ha una distesa infinita di guanti, quindi diciamo il tempo se ne va. Ok? Adesso prendiamo il rossetto, manca. Sui denti me lo metterai sicuramente. Perché mi tocchi il cuore se fatto? Ok, rossetto. Cosa sempre di Clio? Fire Kiss. Ah, quello più rosso dei due. Sì, è rosso. Lo mettere così? Sì. Non lo so, boh, è la prima volta che trucco qualcuno. Devo iniziare dal labbro di sotto al labbro di sopra. Tanto. Iniziamo con quello di sotto. Mi viene a sternutire. Ok, abbiamo quasi finito. Ok, non si può aggiustare. Non c'è più niente da fare. Dai. La prossima volta. Non ci sarà una prossima volta. Io voglio truccare bendata. Quindi arriviamo. Bendata come li piaci. Occhi come li trucchi. Ti faccio vedere che il trucco viene meglio di questa volta. Cioè tu sei bendata? Sì. Ah, ok, penso io. Quindi arriviamo a 5 mi piace per il video. Vabbè, 5 mi piace. 5 mi piace. Cosa pretendi? Primo video su YouTube. Ma non 5, almeno 10. 10. Ma poi, cioè, io rischierei tantissimo, quindi facciamo 1000. Cioè, 1000 mi piace, faremo questo video con lei bendata. Ma proprio messo male, raga. Cioè, vabbè, dai, avanti. Che facciamo? Riprendiamo da vicino? Sì, sì, vai, ha finito, mi avvicino. Aspetta, fammi vedere le sopracciglia. Io l'ho fatto già. Ok, dai, vabbè, dai, prendo peggio. Parti il rossetto. Si vede bene così? Vabbè, ma se diciamo. Date un voto. Se già il materiale è buono, tu ci puoi mettere quello che vuoi, ma. Date un voto da 9 a 10. Da 9 a 10. No, vero, votate. Ovviamente votate alla fine 9 del video. Se vi piace il trucco, 10 se vi piace molto il trucco, perché altre alternative non ce ne sono. Ma invece è vero, appena finiamo, quindi adesso io trucco lei. Facciamo che votate il trucco preferito, a prescindere diciamo dalla bravura, perché è chiaro che io sarò più brava, ma proprio l'idea del trucco che vi piace di più, il mix di colori, i prodotti usati, votate con un commento e poi niente, non succederà niente, però votate. Ok, che carina, sì. Ora tocca a te. Allora, anche te porta la base. Dai. Giusto? Sì, sì. Dai, mettiamo i cavolucci indietro. Guardami. Ho paura, dovevamo fare al contrario. Dove... Perché? Perché la tua gente? No, non ti preoccupare, non mi danni. Allora, come dicevamo prima, abbiamo a disposizione due palette occhi di Ma Dio. Ma queste sono quelle mie, tu dovresti truccarmi con la palette tua. No, no, ora io ti trucco con la tua, non mi interessa. No, vero, potrei fare un mix tra le due comunque. Tu sei vestita di rosa, qui abbiamo dei colori tipo malva. Ops. Ok, io devo fare così o mi segue? Non lo capisco. Si vede, si vede. Qui allora abbiamo dei colori tipo della terra. Non è male, che però dobbiamo uscire. Allora, innanzitutto io comincerei con un colore neutro, però con il pennello. Un pennello a lingua di gatto. Cioè, non so se notate la professionalità. Sì, un attimo. Almeno io conosco i nomi del mestiere. A lingua di gatto. Bene, iniziamo con un colore molto chiaro, che sarà questo, che non so come si chiama, di Clio, questo qua, ups, questo, e lo mettiamo su tutta la palpebra mobile. Questo colore è totalmente inutile. Questo dici tu, serve a creare la sfumatura. È il colore della mia pelle. No. Vabbè,
fai. Tu sei più rosa, tu sei più cocchetta. Sto suonando una cosa molto naturale per truccarti, per il tuo contorsionista. Secondo me partivo molto meglio rispetto al tuo, almeno era un trucco più moderno, ma certo la base da cui parti è molto meglio, quindi sì, proprio. Mi sputi pure! Bene! Ok, no, in effetti è divertente questo video. Fino adesso non apprezzavo, diciamo, io sono stato positivo. Ma che ti è toccato? Sei bellissimo! Sì, proprio, guarda, chiudi l'occhio. Meno male che non dobbiamo uscire. Chiudi? Chiudi, non arricciare! Metti di più vicino che mi viene male. Benissimo, che dopo questo video non mi chiameranno più per cantare ma per truccare, perché veramente ho un futuro come makeup artist. Lo senti che lo metto nei punti giusti? Io poco fa sentivo che tu lo mettevi dovunque tranne che nell'occhio. Chiudi senza arricciare. Non fai ridere. E uno è fatto. Ora sì. Ora sì. Vabbè, la base. Ok, continuiamo con un colore molto deciso che mi piace un sacco, che è questo qui. Bello. Ma scusa, sei avvantaggiata perché io mi sono vestita di rosa, quindi sono un po' spaziale. Si potevano fare un sacco di cose pure come ero vestita. No, io non mi sono che non hai fantasia. Allora, il mio pennello meraviglioso è della Gardenia, tutto scolorito. Sì, prendiamo questo colore, tipo, è un colore, come si scrivono i colori? È un tipo rosa, no? Faccia, quando prendi un pugno in faccia. Ok, ci siamo interrotti un paio di volte perché abbiamo i problemi che hanno tutti gli youtuber, che noi finora appunto siamo state sempre... Ma come mi stai truccando? Belle fruitrici di YouTube, ci chiedevamo appunto quali fossero le difficoltà, si carica la batteria, si riempie la memory card. Ora che abbiamo tutto a posto, continuiamo con questa meraviglia tutto di posto, trucco. Tutto a posto, tutto a posto. Stai bene, vedi, chiudi. Ora continuiamo con un colore sbriluccicoso. Io sono per i trucchi sbriluccicosi. E quindi riutilizziamo un pennello che qua non si butta via niente. No, che non trovo più, però ecco, con la lingua di gatto. E utilizziamo questo colore di quello Kilo. Il can che corre di notte. Il can che corre di notte, il sabato brillantini. Ah, ecco, di sabato con brillantini. Ok, quindi lo picchettiamo pennello. Cioè, mi vedo rosso da così lontano. Dai, non sa quanto è intenso. Tranquilla. Chiudi e lo picchettiamo al centro dell'occhio per creare il punto luce. Io sono un'artista. Ah, dovete sapere che su YouTube lei si guarda tutti i video di make-up, di tutte le influencer. Se poi sono così brava, c'è un motivo. E grazie a tutte loro. Io invece mi guardo tutte le persone scafazzate. Ma che sarebbero? Sì. Non ti conviene dirlo. No, a forse... livello diplomatico, ora che le chiamate scafazzate, forse non è il caso di dirlo. Vabbè. Chiudi. Chiudi. Ti fidi di me? Che mi sento tutta la polvere che cade. Sì, perché poi questo è molto... Maria. Niente, senti, questo è un trucco da passerella, non puoi capire, chiudi. Qua. Maria, la canta mi stava cavando l'occhio. Ok, adesso puliamo. Prendiamo la tua cipria, che è uguale alla mia. Qui, zooma qui, zooma qui. Zooma su alto. Comunque è una Shiseido numero 20, light beige. E puliamo, guardami. Da quando sei nata, questa è la mia cavia. Praticamente è come se già mi avessi messo il fard, giusto? In un certo senso. Vabbè, ma sono i vari trucchi in cui mettono sugli occhi e poi sulle guance il blush, lo stesso colore. No. Potrebbe essere uno di questi. Che pensi? Fammi guardare. Sì.
dai, dai, carino sei. Allora, andiamo all'eyeliner. Ah, che poi mi hai messo il mio poco fa, comunque. Tanto l'abbiamo uguale, quindi. Ok, andiamo a parte di girare proprio verso di me. Un tratto. Chiudi. Comunque pensavo che la cosa più difficile fosse metterselo da sole, invece non metterla agli altri. Ok, quindi io adesso voglio usare dalla tua Trousse questo mascara di MAC. Sì, ma questo mascara è per tutti i giorni. Giorno. Leggero, una texture leggera. Ma tu solo questo hai? Eh sì, usiamo uno dei tuoi. È una scrocona. Usiamo uno dei miei. Roller Lash. Ma questo l'ho usato ieri sera. Vero? Sì. Insomma, vuoi che uso Bang? Userò Bang. Ma va, c'era un'alternativa. Bang! Adesso mi diverto io. Vorrei fare vedere lo scovolino, ma non ti lo tutti gli occhi. Vieni qua, c'è migra. No! Lo scovolino bellissimo. In silicone. Non ti non ti traccare, non ti grattare. Ok. Oh mio Dio. Guarda. Bravo, così. Però ti verso. Ecco, ah, così verso. Ma certo che ti ma è sporcato, sei scarsa, ma piangi! Si brucia tutto, ragazzi. Su. Ok, faccio un altro occhio. Sì. Niente, questa mascara va bene se te lo metti da sola. O comunque se cioè, non siamo noi a metterla all'altra, l'una all'altra. Dai. Potrei averti sporcato. Piano, piano. È piano, devo approfittare del momento in cui sei ferma. Mi vengono chilometriche. Oh, io ce li ho chilometriche, gioia. Meno male che puoi andare bene da vicino, non si vede. Continuiamo con il blush. Il blush di Agatha. Perché mi piace più come ci sta come colore. Il mio è più arancioso, non il più più blu. No, non puoi. No, ferma. Mettiti così. Cioè dovrei praticamente la tua faccia, no? Sì. Sì, vattene da sotto. Mi prude, ragazzi, mi prude tu. Dai, anche un po' di resistenza. Non te lo schifiare. Schifiare. Che c'entra qua? Ok, andiamo con no. Con il rossetto. Ok, io voglio utilizzare l'altro che abbiamo di Clio, che è il Mama Not. Mama Not. Che ci sta benissimo questo trucco. E adesso mi diverto io a colorare dentro i bordi. Che c'è? Benissimo. Fai passare il mento, ti metti. Dai. Vediamo. Il trucco è finito, fatti vedere bene. Ma la matita l'hai messa dentro l'occhio? No, perché voglio rimanere viva, perché tu mi puoi sperperare un colpo, no, non te ne manco. Chiudi un po' gli occhi. Benissimo, allora, innanzitutto io direi di fare dei pollici in su, perché insomma è il nostro debutto come youtuber, quindi già un pollice in su di incoraggiamento ce lo meritiamo. E poi per questo meraviglioso trucco, naturalmente. Sì, è stupendo, veramente. Devo dire che è bello. Non ti piace bello? Bello. Non ci usciresti? Però la matita dentro l'occhio la potevi mettere, però. Ma tu mi hai detto di non farlo. Ma io. Ragazzi, siete tutti testimoni. Io non ho mai detto di non farlo. Ma c'è una matita. Ok.
voglio vedere. Ho fatto i drammi per il mascara, ora con la matita voglio vedere quello che devo fare. È cruda. Ancora peggio con la matita. Chiudi. Come fai? Dai. Giù. Guarda su. Guarda su. E resisti. Guarda su. Pazienza. Guarda su. Non ti puoi allontanare. Ma meno male che mi istighi pure a metterti la matita. Guarda su. Cioè devo fare super veloce, sennò tu. Guarda su. Se non lo dentro. Dai. Rimbrosa. Dai, abbiamo quasi finito. Giù. Che lagna che sei. Dai. Giù. Giù. Allora, la testa giù e lo sguardo in su. Allora, la testa giù e lo sguardo in su. È fatto. No, ma tu ti allontani. Oh, miracolo. Ce l'ho fatta, ragazzi. No. Già lo vedo da lontano, è molto meglio. Molto, molto meglio. Molto, molto meglio. Bene, okay. Ragazzi, allora questi sono i nostri trucchi, questo è quello mio, ora faccio vedere quello mio. Votate, io tornerei indietro perché diciamo non è proprio il... Dico, se vi piace il mio trucco scrivete team hashtag team makeup artist Agata. Troppo lungo. Team Agata. E invece se vi piace il mio, hashtag team Cicci, che è il mio soprannome. Vi lasciamo ai vostri chi fai. Grazie per aver visto questo video. Se ci tenete a vederne altri, fatecelo capire con dei commenti, con i pollici in su. Ciao ciao.